Mi ricordo che le prime avvisaglie del film vertevano appunto su questa piccola notizia che mi aveva colpito, che si riferiva al funerale di una famosa cantante che si era fatta ardere, si era fatta cremare e aveva lasciato per volontà testamentaria che si dovesse compiere il rito dello spargimento delle ceneri. Mi aveva colpito questa notizia. Parlando insieme con Tonino Guerra, dopo un itinerario così labirintico, sgangherato, un po' per volta si è messo a fuoco questo racconto, che poi abbiamo scritto rapidissimamente, in un paio di settimane, insomma, la sceneggiatura. Qual è stato il rapporto con Tonino Guerra e con l'Anagra? Ottimo, siamo molto intonati, avevo già fatto Amarcord con Tonino Guerra, ci conosciamo da 40 anni, insomma è un modo di lavorare insieme molto, molto complementare, molto libero, senza problemi, ma in generale io ho sempre avuto un ottimo rapporto, prima di tutto perché Delle tue è un parti. lavoro, no, a parte di Tonino, dico in generale con Flaiano, con Sì. Pinelli, con Bernardino Zapponi, con Brunello Rondi, sempre stato un rapporto Anche di molto. complicità rispetto al. Sì, la complicità nasce dal fatto di farsi risprofondare consapevolmente, o forse no, in quell'atmosfera vagamente vitellonesca da dopo scuola. Di fare il compito, sempre con quell'aria un pochino tra il cialtrone e il furbastro, di farlo per darlo ad intendere. Questa atmosfera impalpabile, che io considero anche nutriente, insomma, non disdicevole, è quella che lega il rapporto in una forma di amicizia scherzosa, per cui il lavoro non è più un lavoro. Non riesco mai ad arrivare a una sceneggiatura definitiva. Anche perché avendo fatto per moltissimi anni lo sceneggiatore, ed essendo responsabile di moltissime sceneggiature prima di fare il regista, ho l'ambizione, la presunzione di potermi anche arrangiare se parto per la ripresa del film con una sceneggiatura non ancora completamente definita. C'è un momento in cui devo cominciare proprio a guardare il film in faccia. L'atteso annuncio è giunto inaspettato. Al Teatro 5 di Cinecittà, stavolta Fellini e la sua nave salpano le ancore. Una certa attualità anche a livello personale, andando avanti con l'età, avendo scavalcato la sessantina. Quindi oggi è il 13. Perfetto, tutto si svolge secondo i segni più catastrofici. Sono ben 7 i teatri di posa per la ricostruzione della ormai famosa nave. Sono quasi a grandezza naturale le enormi caldaie della sala macchine. Potenti martelletti pneumatici sostengono una grande piattaforma su cui è ricostruito il salone centrale della nave e permetteranno, attraverso un congegno elettronico, di riprodurre il beccheggio e il rullio del piroscafo sulle onde. I personaggi che popoleranno la nave sono tutti volti per noi poco noti e c'è un preciso motivo. Non sono dei veri divi, ecco, anche per una mia scelta ben ponderata. Siccome il film racconta una storia che si suppone avvenuta 120 anni fa, un centinaio d'anni fa, allora ho pensato che dal momento che è gente tutta scomparsa, di cui non si ha più notizie perché sono diventata polvere, allora dei volti sconosciuti aumentassero questo senso di curiosità e restituissero a questi personaggi la loro condizione di personaggi veramente sconosciuti, in quanto non ci sono più. Dunque, piano piano affiora la storia. Fellini spiega finalmente il senso del film. Oggi, afferma il regista, viviamo in un mondo di iperinformazione. Un mondo che ci condiziona. Mi sembra che il cuore del film, o almeno il senso del film, voglia riferirsi alla necessità di arrivare inconsciamente a desiderare una notizia che alluda a un avvenimento talmente immenso, terremotato, da sperare che ci provochi una certa reazione. Questo è il punto. Poi naturalmente il film non si presenta con questi toni apocalittici, è una storia molto buffa, molto comica, molto avventurosa e mi auguro divertente, pur avendo nel suo cuore l'intenzione di metterci davanti a un fatto che mi pare che ci riguardi tutti. Cominciamo dopodomani in un esterno ricostruito in un ambiente del Tiburtino,
che ha a che fare così con il tentativo di suggerire il porto di Napoli di 100 anni fa. Massimo, liberate tutto qua, dai. Azione! La lunga attesa al momento del decollo di questo film qui è dovuta al fatto che il cinema italiano in generale attraversa una crisi abbastanza drammatica, profonda, e quindi anche questo progetto ha dovuto subire i tempi d'attesa e i ristagni e le opposizioni di una situazione che riguarda l'intero cinema, non particolarmente questo film. Io sono così gloriosa vittima di miti e leggende, di cui ringrazio, ma sinceramente lo dico senza ironia, gli amici della stampa, tra le quali c'è anche questa, che io non parlo del film perché non so cosa sto facendo. Invece Fellini sa benissimo quello che vuol fare, solitamente però è molto misterioso. Perché? La resistenza che io ho a non rivelare, a non parlare, non è dovuta così a una certa civetteria o così, o per far disperare gli amici giornalisti o per creare così più o meno abilmente una curiosità e un sentimento di suspense sul film. È una resistenza che ha a che fare proprio con dei motivi molto profondi. Mi sembra di essere invitato a spettegolare, a fare la spia, a dire delle informazioni su qualcosa che ancora non conosco bene e che avrebbe tutto il diritto di restare in una dimensione così più privata, più intima. Insomma, mi sembra di essere un indiscreto. Vieni, sorri, esci fuori, vieni, sorridi, ti fanno la fotografia. Metti le mani sui fianchi, sorridi, guarda indietro, guarda indietro, guarda ancora qua, sorridi, sorridi. Vai, 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 piano, 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 vai, 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 vai. Guarda dentro, sorridi, sorridi, sorridi con te, vai, portalo via, vai. No. No, tu fai capire che stai arrivando, non devi. Ma quando dopo, quando... Tu invece lo guardi che sta arrivato, no, quando... Non devi, tu sorridi, non lo... Scusa, aspetta. Attimo. No, no, lo devi fare. Sei stato bravo. No, hai capito. Tu non vuoi parlare troppo della storia prima che il film esca? Ma non mi riesce perché... di parlarne fedelmente. Il rapporto che c'è fra il creatore e la sua creatura è un rapporto molto segreto, molto intimo. Fragile, e quindi, ma sì, delicato, delicato, continuamente è messo in discussione, continuamente rinnegato. Improvvisamente la cosa si opacizza, sparisce. Una mattina senti che il tuo film non ti saluta, non ti guarda, ti volta le spalle. Oppure qualche mattina ti viene incontro festosamente. Quindi... che cosa vuol dire raccontare una storia? Una storia non è niente, una storia è una storia, insomma. È il sentimento che anima quella storia che mi trova imbarazzato a riferirlo. Imbarazzato e anche completamente riluttante, recalcitrante. Quindi preferisco inventare un'altra storia, cosa che mi capita sovente con gli amici giornalisti, con l'amarezza poi di constatare che la storia che ho inventato è più bella di quella che sto facendo. Guarda qua, sorridi, metti la mano sul timone, alza un pochino la testa, top. Devo dire che di tutte le fasi attraverso le quali un film passa prima di cominciare la parte realizzativa vera e propria, quella del cast è la parte più tormentosa, anche se la più affascinante, perché alla fine a questa faccia è affidato proprio il senso, il messaggio, la storia,
In questo film qui poi, più che gli altri, l'esigenza di scegliere con estrema esattezza è stata particolarmente presente sempre, perché tu vedi questi volti, a ciascuno dei quali tu poi dai la tua fantasia, da loro una storia, delle situazioni, dei sentimenti, dei tic, senza però sapere se sono veramente questi. Questo film qui vorrebbe restituire allo spettatore il fascino misterioso, ineffabile che dà la fotografia. Tu, se sfogli un album di fotografie di persone che non conosci, specialmente di persone già morte del secolo precedente, immediatamente sei pervaso, sei attratto dal fascino di storie che non conosci e che però ti possono essere suggerite proprio da quel volto, dal modo come è vestito, dall'atteggiamento. Per tornare a questi personaggi, ci sono alcuni, non so, come Peter Sellier, Barbara Jefford, sono degli ottimi attori inglesi di teatro, molto collaudati, che passano con disinvoltura, da Shakespeare a altre cose. A Fellini. Poi ci sono alcuni che invece non sono affatto attori, che hai trovato a Napoli. Che tipo di problemi ti dà lavorare contemporaneamente con un grande professionista e con uno che proprio non riesce neanche a parlare? Ma devo confessare che io non ho mai avuto problemi così con gli attori. Insomma, se il personaggio è stato scelto in funzione di quello che appare dal suo volto e il volto appartiene a un attore, tanto meglio, perché così ci può essere un rapporto e un'intesa sul piano della professionalità, e con un attore posso spiegare meglio certe volte le esigenze del personaggio. Se non è un attore ma è soltanto il personaggio, forse in un certo senso è ancora meglio, perché si muoverà con quell'autonomia che gli è propria, insomma, con quella spontaneità. Quindi anche qui non lascio quel margine di espressione spontanea, che mi sembra sia la condizione fondamentale per regalare ai personaggi immaginati a freddo su una pagina della sceneggiatura, per restituire loro quel tanto di personale, di imprevedibile che ciascuna creatura umana porta con sé e che la fa quel tipo unico. 34:13 prima. Guarda la mano lentamente, Fiorenzo, sorridi, sorridi. Prendila. Es waren zwei Königskinder. Abbassa lentamente la testa, Fiorenzo, sorridendo, sorridi. Abbassa la testa sul petto e sorridi. Guarda la mano, Fiorenzo. Sorridi, prendila. Ecco, così. Top, va bene, va bene. Ecco, questo film tenterebbe un'operazione che a prima vista sembrerebbe anticinematografica, cioè evitare il romanzo prefabbricato, la storia programmati in partenza. La sceneggiatura originale naturalmente è indispensabile farla, dico, non soltanto per avere chiaro in testa il racconto che vuoi narrare, ma anche per dei fatti organizzativi. Tu sai benissimo che materializzare quello che vive in una specie di sfera nebbiosa, confusa, che è quella dell'immaginazione, è un'operazione di altissima matematica, l'esattezza più assoluta, insomma, è come mettere in orbita un missile. Adesso io non voglio così buttare un alone di leggenda e di romanticismo sull'operazione della creatività. Questo film alla fine ho deciso che avesse musica conosciuta, cioè la musica dei grandi compositori classici e specialmente dell'opera lirica, cioè quindi ci sono musiche di Verdi, di Rossini, Tchaikovsky, Bellini, Schubert. Quindi nella mia totale ignoranza di fatti musicali sono andato però alla ricerca di quelle emozioni folgoranti e indistruttibili che la musica in generale, pur ammalandomi, pur ammaliandomi e incubendomi, mi ha dato nella storia della mia vita. Ecco.
Quindi ci sono in questo film esattamente tutti quei pezzi di musica che io ho ascoltato completamente inerme da ragazzino, da adolescente, più avanti con gli anni. Motore, guardate serie, eh? Mi senti? Vado di azione, conta 1, 2, 3, 4 e poi vai giù a guardare. Sorridi, sorridendo. Certo. Scena 29, 24 prima. Movimento mare, playback. Playback. Vai con la nave. Movimento. Michele, di questi lunghi mesi di preparazione ho avuto modo di scoprire quello che forse poi uno spettatore guardando il film non si immagina, ma che è tutto il lavoro immenso che tu poi, non credo che sia una cosa comune a altri registi, ma che tu metti in ogni piccolissimo particolare che poi entra nel quadro del tuo film. Io credo, forse in maniera un po' enfatica, che il cinema sia un'arte che ha le esigenze delle altre arti. Cioè tu a uno scrittore non diresti mai, ma scusi, mi meraviglio che lei mette gli aggettivi, li mette proprio lei, gli avverbi, li mette lei, gli apostrofi, i punti a capo. Non lascia all'editore o al tipografo. Potesse essere affidato ad altri collaboratori. E a un pittore dire, ma questi verdi a Morlotti, li ha messi proprio, anche questo verde qui ha messo lei. Io ho visto, non so, per esempio, in un ambiente tu avevi bisogno di alcune poltrone, e questa poltrona, una poltrona in particolare, l'hai fatta rifare, non so, varie volte, e ogni volta ti sembrava non abbastanza grande o non abbastanza alta di schienale. Sì, certo, voglio dire, il cinematografo poi, a differenza della pagina scritta o anche della pittura, ha poi un'esigenza di maggiore attendibilità sul piano realistico, perché questi personaggi si muovono, parlano, un colpo di rivoltella in cinema è proprio una detonazione, insomma qualcosa che ti fa passo al basso. Tu puoi scrivere la rivoltella sparò, si udì un colpo, e il lettore questo colpo lo sente così in una sfera appunto che riceve l'espressione e la fa propria, la dilata, ma in cinematografo un colpo di rivoltella è uno sparo che fa fare un sobbalzo. Oppure uno seduto su una poltrona. Ecco, quindi la necessità di essere espressivo, nel senso proprio espressionistico del termine, allusivo e nello stesso tempo abbastanza concreto, credibile. Quindi l'episodio che tu riferisci, che mi imbarazza anche un po', sembra che faccia un materassaio anche, le proporzioni di questa poltrona, era in questa biblioteca ci devono essere delle grandi poltrone, cioè adatte a raccogliere le meditazioni di un lettore, insomma, e poi di lettori di 100 anni fa. Quindi questa poltrona avrebbe dovuto essere proprio la poltrona. Ecco, questa è la faccenda. Che scrivendo tu puoi scrivere la poltrona. Sì. Facendo del cinema tu devi dire, non puoi mettere la poltrona, devi riuscire a fare di una poltrona, devi riuscire a fare la poltrona. Nello stesso tempo però per gli occhi di tutti deve essere quella poltrona esatta. Forse annoiamo un pochino gli spettatori con questa disquisizione. No, però c'è il fascino di... sulle poltrone, ma le poltrone sono importantissime. Molto. Ecco Fellini nel grande ambiente della biblioteca del suo ricostruito transatlantico. Sta preparando una scena con un vecchio attore inglese, uno dei tanti del suo vastissimo cast. A proposito, anche questo è stato messo insieme dopo un grande travaglio e tanti dubbi? Un affanno? Non posso sopportare in un'inquadratura, anche con molta folla, ecco anche l'ultima faccia nella comparsa, quella che appare in un angolino del fotogramma, se non l'ho scelta, se non l'ha vista, se non la conosco, se non so il perché l'ho presa, qual è stato il motivo di quella scelta, non sto bene, non sono contento, mi rimane un sentimento di cattiva coscienza. Ho bisogno di appropriarmi, di possedere, di partorire, di controllare, di essere responsabile di tutto quello che appare nell'inquadratura, siano facce, mobili, tappezzerie, tende, colori. Ma soprattutto le facce. È pericoloso in una storia come questa, io penso, che il pubblico riconosca un attore ricordandosi di averlo visto in un altro film, perché ogni attore poi si porta appresso il film
precedente, la storia precedente, l'abito, il trucco del film precedente. E allora, siccome questi personaggi nella mia storia sono tutti spariti, sono tutti scomparsi, avevo bisogno di volti che restituissero immediatamente, che dessero immediatamente la sensazione di qualcosa di estraneo, di sconosciuto, come in generale noi proviamo di fronte alle fotografie di persone che sappiamo che sono scomparse, che non ci sono più. La fotografia del morto ha un fascino straordinario, è una testimonianza così vaga, fantasmatica, di qualcosa che non c'è più, che però c'è stato, sono affascinantissime. Insomma, un morto, anche la faccia più rozza, per il solo fatto di essere scomparso, un defunto, un trapassato, acquista un'autorevolezza, un fascino straordinario. Allora, non potevo certo prendere attori morti per fare questo film, non potevo prendere, fare un cast di scomparsi. Non potendo giocare sul fatto del tempo che ha cancellato certi volti, ho giocato sul fatto dell'estraneità che crea la distanza, cioè la diversa nazionalità. Ecco una visione della poppa della grande nave di Fellini durante una delle ultime riprese in questo set. Da quando lui l'aveva immaginato, questo grande set era già stato puntigliosamente disegnato dal regista. Previsto, disegnato, scritto, come tutta la vicenda di questa nave. È stata costruita a settori, a segmenti, la nave in tutte le sue varie strutture, la tolda, la poppa, la prua, il salone, la sala macchine, qui nel Teatro 5 di Cinecittà. Dove non si dovrebbe soffrire mal di mare, ma mi sembra che questo totale ondeggi, ci sia un sistema. Sì, abbiamo fatto costruire da un ingegnere una macchinetta che così tende a restituire l'impressione del rollio, del beccheggio. E così c'è anche il mal di mare vero. Io avevo qualche preoccupazione, questa macchina è così perfetta che sembra veramente di stare sulla tolda di una nave in navigazione. Siccome io soffro il mal di mare, ecco, il primo giorno quando è stata fatta la prova, quando ancora non giravamo, quindi non c'era praticamente nessuno, né degli attori né della troupe, ho avuto, nel momento in cui tutto questo enorme zatterone, questa enorme pedana, si è mosso, un momento di sgomento, perché ho provato una certa vertigine, ho pensato come farò a dirigere un intero film con questa situazione così di squilibrio. Invece poi, come sempre succede, il lavoro è talmente protettivo, che è talmente terapeutico, che ti cura, ti elimina ogni disagio, ogni imbarazzo. Io mi ricordo certe volte, hai fatto il piede marino. Sono venuto a Cinecittà con 38 di febbre. Bastava entrare così nell'alone magico dei riflettori accesi, essere in mezzo alla troupe ed essere obbligato così a indossare la divisa del regista, che tutti i malanni, la febbre stessa, malori, mal di testa. Dicono che tutte le navigazioni hanno il momento della tempesta, oppure c'è l'incontro con l'iceberg, oppure c'è il mostro marino, la balena. Ma il bello del viaggio è questo, un viaggio completamente tranquillo, protetto in tutti i sensi, da ogni improvviso e inatteso incidente, non sarebbe più un viaggio, insomma sarebbe... E il vostro transatlantico è... No, tutto bene, una navigazione molto tranquilla, con tutti i piccoli crociera. Incidenti che capitano in qualunque lavorazione di film, cioè lo sforo di qualche miliardo, ma insomma questo è il minimo che può capitare, previsto fin dall'inizio, insomma. Al Teatro 5 di Cinecittà, Fellini ha annunciato la fine delle riprese del suo film La nave va, a 4 mesi esatti da un'altra conferenza stampa nello stesso teatro, nella quale annunciò l'inizio della lavorazione. Il film è esattamente, ha percorso l'itinerario delle 14 previste. Settimane previste, sì. Ma la conferenza stampa non è che si riferisse a questa cosa per sottolinearne l'eccezionalità. Tante altre volte è accaduto che i film sono stati realizzati nel tempo previsto. Oggi è un pochino più difficile, perché la realizzazione di un film, di un grosso film come questo, presenta, nonostante tutte le previsioni e gli incontri e le sedute che tendono a riconoscere, presentano così, un viaggio come questo presenta rotte sconosciute o mari che si trasformano. Parlando di nave, siamo in tema. È stato un film abbastanza pesante, claustrofobico, perché ho sempre girato a Cinecittà, ho sempre fatto tutti i miei film in studio, negli stabilimenti cinematografici, perché mi sembrano i più adatti per fare un film. Però negli altri film un paio di giorni di così a Ostia, a Fregenio, a Mancarese, non ho mai trascinato la mia troupe troppo lontano. Infatti mi domandano continuamente, ma dottore, questa volta arriviamo almeno fino a Viterbo. Questa volta invece no. Siamo entrati qui al Teatro 5, gli spostamenti massimi sono stati dal Teatro 5 al Teatro 7, dal 7 al 12, dal 12 di nuovo al 5.
Quindi questo a lungo andare, dopo 4 mesi, questa convivenza un po' forzata ha portato alla sensazione di una certa pesantezza che già si è dissolta ieri sera appena il film è finito e già cominciano così le nostalgie. Qui al tavolo dove abitualmente si siedono gli autori ogni mattina per la conferenza stampa avrebbe dovuto sedersi oggi, secondo la prassi, Federico Fellini, ma invece, come vedete, la sala è risultata vuota. Fellini è poi arrivato con la moglie in aereo da Roma nel primissimo pomeriggio. Aveva tenuto segreta l'ora del suo sbarco a Venezia, senza tener conto dei computer all'Italia, che riportavano la sua prenotazione, astutamente fatti consultare da giornalisti e fotografi. All'aeroporto Marco Polo, quindi, disperatamente si è trovato di fronte il consueto esercito di superagitati. Fellini ieri aveva mandato un telegramma a Gianluigi Rondi, scusandosi con lui e con i giornalisti per la mancata presenza alla conferenza stampa. Le domande implacabili e impegnative, anche affettuose, ha aggiunto, i giornalisti mi fanno sprofondare da sempre in un abisso di disagio. Non voglio fornire, non so fornire chiavi di lettura di ciò che ho fatto. Finalmente la nave di Fellini è approdata al Lido. Il titolo si presta molto a battute del genere, è ovvio. È un nuovo Fellini, quello del suo 18° film. Federico, nel 1952 lo Scicco Bianco a Venezia. Io ti feci la prima intervista e dissi: finalmente il cinema italiano avrà un grande regista. Sono passati più di 30 anni, dal 52 a oggi. Che cos'è cambiato per te? No, vedi, guarda, i capelli, Pietro, la mano che trema, balbetto, ho difficoltà di concentrazione, per cui mi puoi ripetere la domanda, per favore? Fellini, giunto poche ore fa a Venezia, si è detto lieto di essere ancora una volta ad un festival, ma si è rivelato, come nel suo carattere, ancora una volta non privo di dubbi e timori. Ma auguro che il film che vedrò stasera sia lo stesso film che ho lasciato 15 giorni fa. Nessuno te l'ha cambiato. No, non è tanto che il film possa cambiare, ma c'è sempre, il film è una creazione cinematografica, un film in altre parole, che sembra che assomigli molto più che a un'espressione artistica così che rimane immutabile per sempre, assomiglia un pochino a una persona viva, a qualcuno proprio che è condizionato dai tempi e dai luoghi in cui lo si incontra. Per esempio, un tuo stesso film, visto, ecco, questa sera al festival, ho visto alla Moviola, ho visto fra un mese a New York, ho visto a Bergamo, in una sala di provincia, a una certa ora del giorno, con certe persone vicino, cambia proprio aspetto, come cambia aspetto una persona umana che tu incontri in posti e ore diverse. Per questo dico, mi auguro che il film che vedo stasera sia lo stesso che ho lasciato una quindicina di giorni fa, cioè abbia quella stessa, mi rappresenti in quel modo completo e totale come mi è sembrato 2 settimane fa mi rappresentasse, perché c'è sempre il pericolo che il film cambi faccia, capito? Che diventi improvvisamente o arrogante o noioso oppure impaziente. Certe volte il film diventa anche lo specchio della platea. Una giornata intensissima, quella di ieri, vissuta quasi per intero tra le confortevoli mura del Grand Hotel e poi in serata al vicino Teatro Novelli per la presentazione in anteprima nazionale del suo ultimo film, E la nave va. Molti non credevano che sarebbe arrivato, e invece lui finalmente, con al fianco Giulietta Masina, ce l'ha fatta a vincere la ritrosia e ad affrontare in un'atmosfera flemmatica, festosa, familiare, come l'ha definita non senza ironia il grande Federico, una conferenza stampa tutta in punta di fioretto. E ha seguito il collegamento con Domenica Inel, e intanto Federico appariva perfettamente a suo agio. Allora, grazie per aver accettato questo invito. So che Federico Fellini è schivo delle telecamere, è schivo delle interviste, è vero? Ma insomma, ti avevo promesso che una volta l'altra sarei venuto, eccomi qua. Eccomi anche a Rimini, questo è il Grand Hotel. Mi sento un pochino a disagio sempre, perché una delle forme così di alienazione del mio mestiere è quella di considerare che le cose usate in un film, siano persone, oggetti o anche ambienti, intere città, una volta che hanno servito al racconto, c'è quasi una cancellazione. Quindi mi meraviglio un po' che il Grand Hotel, di cui ho parlato di tanti miei film, sia ancora qua. No, scherzo, in effetti mi conforta. È un punto di riferimento così molto caldo, molto tenero.
nostalgico e stimolante. Quindi sono contentissimo di trovarmi qui fra un sacco di amici che immeritatamente vogliono festeggiarmi, così con archi di trionfo, obelischi, fuochi d'artificio. Questa città suscita un fascino sonnolento e torbido. Sì, ma non è che va tutto quello che dicono in interviste va preso alla lettera, se no continuamente è un processo interminabile. Certo. Non lo so, forse mi riferivo a questa curiosa e particolare caratteristica della cittadina dove sono nato, che è esattamente divisa in due periodi di tempo, che la cambiano quasi. C'è una Rimini estiva, tutta brulicante, fervida di vita, fantasmagorica, che non avrebbe niente da invidiare a Las Vegas o alle grandi spiagge americane. Poi, verso l'autunno, Rimini cambia, scompare, prende un altro ritmo, diventa un'altra città. Ecco, forse quando dicevo il fascino sono lento e torbido, mi riferivo a questa zona invernale, al fascino di una specie di incubazione nell'attesa di una nuova esplosione solare. Dunque Rimini viene abbandonata momentaneamente da Federico Fellini nel 1936, poi Federico ritorna a Rimini nel 1946, non la riconosce. Non la riconosco? Sì, la trova cambiata. Beh, c'era stato di mezzo la guerra. Insomma, quindi degli anni tremendi. Rimini poi è stata anche una delle cittadine più martirizzata dalla guerra, martoriata. Credo che dopo Cassino sia stata la città che ha subito il maggior numero di bombardamenti, era proprio distrutta. Mi ricordo che quando sono tornato a rivederla, appunto con la lunga, atroce parentesi della guerra, era molto impressionante, la città proprio non esisteva più, c'era un mare di macerie. E scendendo da questo treno nero in mezzo a tutto questo bianco lunare, la cosa che mi ha stretto il cuore è stato sentire una voce che chiamava una donna si chiamava Vesperina, dei nomi tipici delle nostre parti. Ecco, quella cadenza, quel dialetto in mezzo a tutta questa desolazione ha proprio stretto il cuore e la gola di una commozione molto intensa. Ma però poi Rimini si è ripresa rapidamente. Questo fa parte, credo, proprio dello spirito di questa, della gente di questa terra, molto fervorosa, molto operosa, molto attiva. Vogliamo guardare insieme l'album dei ricordi, vedere qualche fotografia dell'infanzia? Preferisci o no? Sì, dipende, ma cominciamo con quelle sdraiato sulla pelle del capretto, con Sederino per aria? No, quelle le abbiamo eliminate. Da qui sono con mio fratello Riccardo. Dove? Cosa devo dire? Ma che bel bambino! No, è un bel bambino, la verità. Che bei bambini! Andiamo avanti. Coraggio. Un'altra foto. Eccoli, qui è la prima comunione. Un'altra classica fotografia, la prima comunione. Il classico viene rappresentato. Certo. Ancora avanti con un'altra foto. Se dovremmo arrivare fino alle recenti, stiamo avanti tutta la giornata. Sì, fino a mezzanotte siamo qui a scorrere fotografie. Vediamo questa foto, commentiamo questa foto. Qui, come vedi, sono in divisa da partigiano, che era inevitabile, non era possibile evitare questo tipo di divisa, sì. Che ero avanguardista. Potrei però raccontare tutta una mia resistenza particolare così ai condizionamenti del fascismo. E cioè? Ma sarà per un'altra volta. C'è un'altra foto. Qui siamo a scuola, al liceo. Al liceo. Questo era Bertini, detto King Kong, come vedi. Perché? Ma se lo fai vedere un po' più vicino te ne accorgi. Ma una faccia così simpaticamente scimmiesca. Poi nelle scuole era proprio caratteristica questo fatto di dare dei soprannomi a tutti quanti. A me mi chiamavano Gandhi, per esempio, perché ero magrissimo. Magrissimo. Ma questa foto è riminese o magrezza oppure... da affamato, questo. Sono i primi tempi di Roma, questi di qua. Di Roma, sì. Quasi un mendicante, come vedi. E qui c'è un'altra foto che è importante nella storia Fabrizi, dello spettacolo. Sì, Aldo Fabrizi, che infatti è stato una specie di orco buono, un primo fratellone, un compagno di strada, i primi tempi che ero a Roma. Per il quale tu scrivevi gli sketch. Sì, scrivevo macchiette, sketch, canzoncine. Ho fatto di tutto, sono in regola con la vita. Insomma, ho proprio il classico periodo da all'americano, del self-made man. Certo. Non ho venduto i giornali, ma credo che se il cinema va avanti così finirò per fare anche questo. Ma non ce l'auguriamo, ovviamente. La provincia, che senso ha nella vita di Federico Fellini? Perché si può essere uomini di provincia senza essere provinciali. Ma, insomma, è una domanda alla quale ho risposto con tutti i film che ho fatto, insomma. Mi sembra di avere radici in un terreno
molto fertile, molto profondo, molto stimolante, al punto tale che non riesco mai a raccogliere come riduttivo, come sminuente la definizione che qualche critico qualche volta ha dato sui miei film, definendoli film di un provinciale. Se però questa provincia, questa Romagna nella quale sono nato, deve avere dei confini illimitati, perché questi film provinciali vedo che piacciono a New York, in Brasile, in India, dappertutto, quindi è una Romagna praticamente grande come il globo terracqueo. Diciamolo, che tutto il mondo è provincia. Diciamolo pure. Tre domande da comune spettatore a Federico Fellini sul suo nuovo film. Come succede alle opere ricche di ispirazione, La nave va è un film che si può leggere a vari livelli. I critici vi hanno visto una metafora del viaggio della vita, un'allusione al tramonto di una società, un'allegoria dei timori di una catastrofe atomica, un discorso sull'arte e sui mezzi di comunicazione di massa, un grido d'allarme confortato da una tenace speranza nelle risorse della natura. Quali di tutte queste possibili interpretazioni sembrano all'autore più legittime, più vicine alle sue intenzioni d'artista? Soltanto queste? Pensavo che erano molto di più. Ma tutte quante hanno una loro giustificazione, insomma. Credo che un film, un libro, un quadro, qualunque espressione artistica di un autore che ha una sua visione del mondo e la propone sinceramente, in buona fede, anche abbagliato da quel tanto di inconscio, di irrazionale che ci può aver messo dentro, e sono autorizzate, sono lecite. Per quello io ho questa diffidenza, insomma, questa resistenza a pormi tra il pubblico e il film nel tentativo di dare chiavi di lettura o interpretazioni, spiegazioni. Mi sembra di togliere al film il suo fascino più segreto, che è quello appunto di apparire diverso a ciascun singolo spettatore. Mi pare quindi che tutte le interpretazioni abbiano una loro giustificazione in quanto nascono dal rapporto strettamente privato che il rimirante, il riguardante, lo spettatore ha con il film in questo caso, o comunque con l'opera di un autore. Senta, anche se il giornalista narratore prospetta ottimistiche ipotesi di ampi salvataggi dal naufragio, l'epilogo del film ci mostra solamente due scampati a bordo di una minuscola arca di Noè, e precisamente lui, il giornalista, e la rinocerontessa, che per fortuna dà un ottimo latte. Quale simbolo dobbiamo vedere in questo provvido animale? C'è un simbolo da vedere? Ma quello che volete. È chiaro che in un autore non tutto è programmato, non tutto è razionalizzato. Certo, a qualunque piccolo dettaglio si può dare un'interpretazione, come diamo a un sogno, dove qualunque singolo elemento, dove l'atmosfera generale, dove i dettagli hanno una significazione, anche nella rappresentazione di un'immagine filmica, proprio come nel sogno, con un pochino di buona volontà si può dare un'interpretazione a tutto. Io, ripeto ancora una volta, sono alieno dal fatto di star lì con la bacchetta come il maestro in una scuola elementare dicendo questa è l'Irlanda, questa è la Groenlandia, questo è il mare artico. Preferirei appunto che il film parlasse, comunicasse a livelli consci o inconsci il suo messaggio, i suoi miti, la sua favola, quello che vuol dire nella maniera più diretta. I comuni spettatori lamentano che nei film più severi di Fellini siano pochi, troppo pochi, i personaggi simpatici e positivi con cui essi possano identificarsi.
E la nave va, per esempio, a parte il giornalista protagonista, la ragazza che si innamora del terrorista serbo e pochissimi altri, i personaggi sono per lo più ridicoli, grotteschi, vanitosi, meschini, viziosi o anche decisamente antipatici. Quali sono le ragioni di questa scelta? Non teme Fellini che essa possa deludere il suo pubblico? Io non trovo che sono dei personaggi sgradevoli, antipatici. Sono dei personaggi. Mi sembra che rappresentando una società e un'umanità, mi pare di avere così, di essere anche obbligato a differenziarla. Non tanto per fare maschere diverse, tipi psicologici diversi, ma per dare la sensazione di quello che è il mondo che ci circonda, quindi animati da vanità, da infantilismo, egoismo, superbia. Mi sembra che ciascuno, proprio in quanto rappresenta una componente caratteriale della creatura umana, meriti proprio per questo simpatia. La nave di Fellini è approdata al Quirinale e Pertini infatti ha voluto che l'ultima opera del grande regista venisse proiettata nella saletta della Presidenza della Repubblica. Pochi e qualificati, come vuole la prassi, come vuole il cerimoniale, gli inviti. Tra i personaggi che appunto sono giunti qui al Quirinale questa sera hanno assistito alla proiezione il ministro dell'interno Scalfaro e naturalmente Fellini con Giulietta Masina e poi Agnes Zavoli che rappresentavano la RAI che è coproduttrice del film. Per me è una distrazione, siccome al cinema non posso andare, i miei collaboratori me lo vietano perché dice che se io vado al teatro sì, al cinema si spegne la luce e anche quando la luce è spenta può entrare e uscire chi vuole e quindi potrebbero farmi qualche scherzo. Però sapevamo che lei era ansioso di vedere in particolare io questo film. Io voglio sì vedere perché poi io sono un regista che ho sempre amato, pieno di ingegno, di fantasia, eccetera, l'ho sempre amato, tanto, tanto, tanto amato. E Fellini è un po' emozionato di questa prova presidenziale. Sì, certo, ma ogni visione del mio film dà sempre un'emozione, specialmente in questo ambiente qui. C'è però questa bella abitudine che un anno sì e un anno no, io ho l'onore di presentare il film al Presidente, mi auguro che questa consuetudine duri all'infinito. La nave del cinema italiano fa un po' acqua da tutte le parti, adesso almeno così dico. Insomma, mi sembra che proprio il cinema sia entrato in una crisi molto, molto grave. Insomma, mi pare che l'apparecchio attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto, ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è un plotone di esecuzione, insomma, ti toglie la faccia, la parola, ti cancella. Vedere quattro film contemporaneamente potrebbe sembrare l'impresa di un gran cervellone, di qualcuno dotato di chissà quali poteri straordinari. In effetti è soltanto l'incapacità a prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando, l'incapacità a lasciarsi sedurre, incantare da una storia. Quindi il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, ritualistica, cioè qualcosa di religioso, si usciva di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava, in cortei tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina. Guardare la platea mezzo illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Un rituale antichissimo, di sempre, insomma, che ha cambiato forma e modi, ma era sempre quello. Sei lì per ascoltare. Senta, ma oggi la gente... Ora mi pare appunto che tutto questo sia stato completamente distrutto. Preferisci non c'è più questo atteggiamento. Rimanere a casa a vedere la televisione? Sì, ma senza rispetto. Certo. Con questa macchinetta, con questa specie di laser che cancella, toglie, e appena appena la cosa non presenta degli interessi, degli agganci sensazionalistici, subito salti. Da un film passi a una partita di calcio, a un quiz, da un quiz alla pubblicità dei pannolini. Ecco, questo modo di stare a ascoltare chi parla mi sembra un modo infame e naturalmente quello che sta parlando si trova umiliato e mortificato in una posizione di totale, non è più ascoltato, però questo è accaduto. Viviamo, mi sembra, in una stagione della storia talmente angosciosa, minacciata, paurosa,
Per cui ci sembra di non poter intervenire, interferire e di non avere nessun peso nelle determinazioni generali, insomma. Ecco, sembra che diciamo così, diciamo questa parola all'artista, insomma, al creatore, non rimanga altro che essere testimone, cioè, ecco, l'obbligo di testimoniare. Si può non scegliere un'ideologia, si può non trovarsi schierati da nessuna parte, ma l'obbligo di avere una lucida consapevolezza di quello che succede mi sembra che è un dovere di tutti. Proprio nel momento dello scontro con la corazzata, lei esce dal film, arretra, prende le distanze. Sì. E volevo chiedere perché questo? Cioè, che sempre è per rassicurante... lo stesso discorso, è il testimone. Cioè questa catastrofe immaginata e realizzata sullo schermo non vuole essere così minacciosamente annunciatrice di apocalissi immediate, non vuole nemmeno tentare, più o meno presuntuosamente, di suggerire un atteggiamento o una scelta. E quindi lì mi pare che l'autore del film, ecco, Fellini, a quel punto mostri che non ha possibilità di dare un giudizio sul piano immediato, ideologico, ma fa vedere che è soltanto un narratore, uno che racconta questa storia, il cui senso e le cui conclusioni vengono affidate individualmente a ciascun spettatore. Ma io personalmente è un gesto di mi sembra di poterlo interpretare così, di modestia, di umiltà e anche di riconoscimento dei miei limiti. Cioè, io faccio il regista, quindi ho raccontato questa storia non per spaventare nessuno, non voglio far la voce grossa, in quanto sono soltanto un regista. Vedete? Questo set era finto. Il testimone può salvarsi se è testimone e come testimone se si nutre del latte di rinoceronte. Adesso io non sono qui per fare del reclamo al latte di rinoceronte, che non mi sembra manco in commercio, oltretutto. Ma insomma, quando in tutte le occasioni mi è stato chiesto ma cosa vuol dire il rinoceronte, certe volte la gente mi ferma anche per la strada dicendo bello il film, non ho capito il rinoceronte. E io non mi sono ancora preparato una rispostina né spiritosa né così che dia soddisfazione a questo angoscioso quesito. Si potrebbe dire appunto che in una maniera così forse troppo disinvoltamente psicanalitica, che Orlando, il protagonista, sopravvive in quanto la sua buona fede di testimone, la sua buona fede di registrare il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, di registrare la vita così com'è, è proprio l'atteggiamento di chi prende nutrimento anche dall'aspetto mostruoso della vita, anche dall'aspetto deforme, anche dall'aspetto animalesco. E lui dice infatti che il latte del rinoceronte è buonissimo. Adesso mi secca un po' tradurre in questi termini così pesantemente didascalici, ma siccome vedo Speriamo che questo costituisce un problema per moltissimi spettatori, posso dire provate insomma a bere il latte del rinoceronte e vedrete che la vostra barchetta non affonda ma riesce a galleggiare miracolosamente proprio per questa accettazione degli aspetti oscuri e irrazionali di voi stessi. Va bene, noi ti ringraziamo tanto, io. Ti sono grato. Adesso lo vuoi rivedere? Vuoi rivedere l'intervista? Un pezzettino. Ma non deve parlare, perché ha un piano d'ascolto, deve ascoltare, deve sentire, non per parlare. Per consentire qualche cosa che dice il dottore? Vedi, faccio tutta una mano da italiano che... Il dottore sta parlando, lei sta ascoltando. La prossima volta non risponde però. Chi è? Rispondi tu magari. Chi è che fate il prossimo film? Non lo sai ancora? Non lo sappiamo ancora. Vorremmo... No, ma tu devi stare zitto. Tu mi stai a sentire. Faccio per parlare in modo che tu ogni tanto annuisci. Il dottore dica qualche cosa. Io? Il movimento del braccio, della mano, tanto la voce non serve forza, non c'entra niente. Ecco. Sì.
Certo. Posso muovere anche una gamba? Una gamba in aria. Un balletto, che c'è?